Siamo a San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, un paese che non è semplicemente bellissimo e da visitare a tutti i costi, ma è un paese che è una delle spine dorsali della dignità di questa regione, grazie alla mobilitazione di tutta una comunità e del suo sindaco con cui siamo, Giuseppe Cilento, che sta portando avanti una battaglia fondamentale non solo per il paese, non solo per la zona, ma per tutta la regione sulla questione dell'acqua. Io vorrei che il sindaco potesse spiegare che tipo di battaglia si sta portando avanti, quali sono i problemi e quali sono anche le soluzioni che sono possibili. Ma la sintesi della battaglia è tubi nuovi, acqua di sorgente e bollette meno care. Tubi nuovi perché sono stati portati al disastro dalla regione e dal CONSAC tre grandi linee acquedottistiche, quella del Sele, quella del Gelbison e quella del Paraone, a vantaggio dell'acquisizione dell'acqua dalle dighe. Cioè praticamente si mette acqua potabilizzata in tubi marci, quindi è così, si acquista ancora più acqua alle dighe. Insomma è una buona trovata, diciamo, da questo punto di vista. Poi acqua di sorgente, noi abbiamo un territorio ricchissimo. Noi abbiamo bisogno di 600 litri secondo, ma le sorgenti ne abbiamo più di 30.000 già captate, ma ne possiamo tranquillamente raddoppiare il numero delle sorgenti. Basti dire che noi abbiamo nel sottosuolo 1 miliardo di metri cubi di acqua a fronte di un fabbisogno di 20 milioni di metri cubi, cioè vuol dire un territorio ricchissimo a cui poi arrivano le bugie, proprio le bugie scandalose di un direttore di CONSAC che dice la sorgente si è abbassata, la sorgente si è alzata, la sorgente si è abbassata, cioè cose stupidaggini enormi, insomma, perché però insomma convergono verso il versamento nelle casse dei consorsi di bonifica che hanno fatto queste dighe di fondovalle dove convergono fognature concimi chimici nonché costruite, almeno una sicuramente, da ditte collegate con la camorra, quindi insomma mi lascio immaginare che gioia, che delizia, che felicità che abbiamo nell'avere quest'acqua nelle nostre case, insomma, anche se potabilizzata, voglio dire. Quindi questo. Abbiamo attraversato un periodo di Ferragosto tristissimo per l'inefficienza del servizio e adesso noi ci siamo uniti anche con altri amministratori stasera, sindaci del territorio, perché vogliamo cercare di migliorare questa situazione. Ecco, cioè stasera perché vi siete incontrati? Che cos'era stasera? Che cosa avete fatto? Giusto per far capire pure a chi ci ascolta che cosa si sta costruendo. Oggi siamo stati in prefettura a chiedere che il prefetto vigili sulla presentazione dei progetti di sostituzione dei tubi che possono essere finanziati, il governo ha dato la sua disponibilità. Il problema è che CONSAC e Regione adesso debbono fare la loro parte. La faranno? Non staremo con le mani in mano, sicuramente vigileremo per fare in modo che insomma si rispettino queste normali prassi di civiltà, no? Voglio dire, no? Avere dei tubi nuovi dell'acqua, mi pare, e quando sono bucati, sono stati messi in un periodo in cui la protezione catodica non venne considerata e quindi hanno molti problemi adesso, perdono acqua anche al 70-80% in alcuni casi, insomma, quindi è una cosa tristissima, però è così. Sì, infatti la media, come diceva il sindaco, era e poi ovviamente questo ricade sui cittadini, certo, sulle loro bollette. Non si fanno investimenti perché una quota parte delle bollette dovrebbe defluire verso gli investimenti e invece questo non accade. Insomma, su questo la regione non controlla. Insomma, abbiamo un bel po' di problemi. Insomma.
Sì, esatto, perché poi, diciamo, al di là del discorso proprio specifico su San Mauro Cilento e sulla zona in cui siamo stasera, la questione dell'acqua, io credo che in questa stagione in particolare è emersa con tanta forza in tutta la regione. Ci sono città in tutte le province che sono rimaste senza acqua, nel Beneventano, nel Casertano, nel Napoletano, nel Salernitano dove siamo oggi, veramente ovunque. Credo che l'ente idrico regionale lasci moltissimo a desiderare, ma non poco, no, perché insomma... Sì, ed è una delle questioni che veniva sollevata anche stasera, perché quando si parla di consorzi che vengono messi sul banco degli imputati, è pur vero che non devono andare da soli sul banco degli imputati, perché se sono permessi alcuni comportamenti a Consac, a Asis, Acquedotti SCPA e agli altri consorzi che gestiscono le reti idriche nella nostra regione, è anche perché la politica latita in quello che dovrebbe fare, cioè innanzitutto nei controlli. Non ci sono controlli, i consorzi fanno quello che vogliono e purtroppo da una serie di racconti che abbiamo ricevuto, non solo stasera ma in generale, molto spesso funzionano come meccanismi per costruzioni di clientele, quindi si arriva lì, si va con a fare la questo per far assumere gli amici degli amici, e invece sì. C'è, cioè, per fortuna, e innalzando i costi delle bollette, però. Innalzando i costi delle bollette per la collettività, che poi manco riceve l'acqua nei rubinetti, e questo poi è il paradosso, e per fortuna dico io che ci sono persone come Peppino Cilento, come Giuseppe Cilento, il sindaco di San Mauro Cilento, e stasera c'erano consiglieri di minoranza di altri paesi, insomma il sindaco anche sta di provando maggioranza. Anche di maggioranza, cioè c'era il vice sindaco di Montecorici, cioè, insieme a un assessore di Montecorici, cioè praticamente l'espressione del comune di Montecorici. Ci sono insomma anche le istituzioni che in questi paesi si stanno legando insieme ai comitati, insieme alle comunità, per portare avanti una battaglia che non ha colore politico, perché l'acqua è l'elemento che per eccellenza non ha colore politico, è trasparente, per cui tutti dovremmo abbracciare questa battaglia, non solo per l'acqua pubblica ma per un servizio idrico che sia efficiente e che sia a servizio delle comunità, e per evitare che i consorzi siano dei carrozzoni clientelari di cui gli unici che traggono qualche profitto sono i consiglieri dei consorzi e la politica che piazza qualcuno là dentro. Questa è la battaglia che dobbiamo cercare di portare avanti, il sindaco qui la sta portando avanti, io invito tutti a contattarlo e a cercare di dare una mano per una battaglia che è veramente una battaglia di civiltà, di dignità, ma pure voglia di riscatto di una terra che non si arrende a essere preda degli speculatori politici ed economici che vogliono mangiare sulla nostra pelle e pure sulla nostra fonte di vita primaria, cioè l'acqua. Va bene. A proposito della campagna e il futuro, facciamo vedere quanto è meraviglioso il territorio in cui siamo e vi lasciamo con questo panorama.